Sono le 6.30 del mattino, ci siamo alzati di buon mattino e stiamo già partendo. Stamattina pioveva, adesso sembra che abbia smesso. Marco ha preso posizione, i nostri amici hanno caricato tutto e ci attendono 10 ore di viaggio. Magna è bello pronto, riposato. Sì, sì, ora. La nostra guida. Andiamo a casa. De giorni. Non passa la giungla. Ok, se va. La quiete dopo la tempesta, e fino. Sì, sì, e questo bisogna fare dopo la tempesta. Bisogna svuotare la piroga, che si è riempita abbastanza d'acqua. Purtroppo camminiamo già a pelo d'acqua, e un po' d'acqua ci fa sprofondare. Nani, e tu? Va bene? Oui, ça va bien. Ma te la pluie, c'est super. Te frè. Ok. Super. See the blind man cheating at the world. The bullets flying. Lord, I bet you have, and you've not.
Anche oggi siamo arrivati. Tra poco pianteremo la tenda. Nania farà il cuoco come sempre. Cosa cucini stasera? Cuisine ce soir? Cuisine ce soir? Pollo. Pollo. Con fritto. Con fritto. Merci beaucoup. Immersi in un paesaggio straordinario, finiamo di sistemarci. Intanto la gente di un villaggio qui vicino è venuta a darci il benvenuto. Discreti, quasi timorosi, sebbene siamo noi fuori luogo, accampati sul loro territorio. Ci osservano mentre prepariamo la cena. Alla fine facciamo conoscenza e li invitiamo a bere e mangiare qualcosa con noi. Stamattina ci siamo alzati tutti con un po' di mal di testa. La bevanda che ieri sera ci è stata offerta era molto alcolica. Dopo aver preso qualche pastiglia per noi, lasceremo le altre medicine alla gente del posto, aiutati da Naina che spiegherà loro come e quando prenderle.